Fortemente voluto dal direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano, che ne ha affidato la cura a Gennaro Carillo, gli Ozzi di Ercole, materia e corpi tra antico e moderno, è un ciclo di incontri che porterà Ercolano, nell'arco di un mese fino al 16 ottobre, protagonisti della cultura e dello spettacolo italiani. Un invito a condividere e rivivere gli spazi del parco insieme a quelli della cultura territoriale. Abbiamo bisogno di un vaccino di cultura. Siamo stati chiusi in casa per tanti mesi, le conseguenze di questo si sono riversate, riverberate su tanti punti di vista e ora noi abbiamo deciso di riprenderci questi spazi attraverso la loro magia e attraverso anche la magia della parola. Ci riappropriamo del contatto, del piacere di dire e di ascoltare. Motivo conduttore del ciclo, corollario di due mostre importanti promosse dal parco rispettivamente dedicate ai legni e al cibo, sarà la cultura materiale indagata nei suoi aspetti antropologici, storici, filosofici e soprattutto come elemento costitutivo dell'immaginario occidentale. Il tema della materia e del corpo offrirà lo spunto per una riflessione più ampia sulla questione del desiderio e dell'appetito in un andirivieni costante tra antico e moderno e un'attenzione peculiare riservata all'eros. Un programma con una forte coerenza interna in un luogo, la città antica di Ercolano, in cui abbondano i segni perturbanti della vita quotidiana di 2000 anni fa. La rassegna è stata realizzata con il finanziamento dello Stato italiano e della Regione Campania nell'ambito del POC Campania 2014-2020. È un ciclo che è stato concepito proprio in rapporto alla città antica di Ercolano, città antica che ha offerto in fondo tanto la Villa dei Papiri, che è uno straordinario repertorio di filosofia antica, di testi di filosofia antica preziosissimi, quanto una fossa settica, per cui noi sappiamo attraverso la fossa settica quello che mangiavano gli antichi ercolanesi, come lo cucinavano, le malattie di cui soffrivano, quindi le loro abitudini. È una città, mi piace definirla, una vitalissima città morta, Ercolano. E quindi gli Ozzi di Ercole tutto sono fuorché oziosi, sono negozi fondamentalmente più che ozzi, quindi è un Ercole iperattivo quello che cerchiamo di recuperare qui a Ercolano.